terza domenica di Avvento, chiamata Domenica della Gioia. Il motivo della gioia: il Signore è vicino. Il profeta invita alla gioia Gerusalemme, il popolo, perché il Signore è in mezzo a te. La vicinanza del Signore non è una vicinanza temporale, perché il Signore è in mezzo a noi. La parola che sintetizza il messaggio di questa terza domenica vuole essere proprio la vicinanza. Vicinanza del Signore al suo popolo, vicinanza a ciascuno di noi. Vicinanza che richiede la riscoperta delle relazioni. Tanto che il profeta Sofonia mostra come la gioia non è soltanto del popolo di Gerusalemme, la gioia è dello stesso Dio, griderà di gioia per te, esulterà per te il tuo Dio, perché tutto si ricompone nell'armonia originaria. Il Signore è vicino, siate lieti, ve lo ripeto, siate lieti. È l'invito dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Filippi. Questa vicinanza sollecita in ciascuno di noi il recupero delle relazioni interpersonali che diventino quasi segno sacramentale della relazione con il Signore. Se siamo lieti perché è con noi, questa gioia, questa vicinanza ci porta verso il prossimo, in modo particolare verso chi è nel bisogno. Giovanni, il precursore, invita alla giustizia e alla solidarietà. Vicinanza quindi per noi significa impegno alla giustizia, alla solidarietà, in modo particolare verso le persone che incontriamo sulla nostra strada e che aspettano un segno della presenza del Signore. Quanto è bello pensare che il discepolo di Cristo oggi è colui che si fa prossimo, è colui che è vicino al fratello bisognoso, al fratello che attende, al fratello che desidera. Questa terza domenica quasi ci fa pregustare la gioia del Natale, così avvissuta da ciascuno di noi con questo impegno, un impegno concreto a fare del nostro incontro con il Signore un incontro che ci aiuti ad essere sempre più pronti ad andare verso il nostro fratello. Vicinanza, conversione, liberazione, le parole che ci accompagnano in questo tempo dell'Avvento, in questo andare incontro al Signore nel suo Natale, ci aiuti a prepararci a far festa senza escludere il festeggiare. Il nostro Natale quest'anno sia l'impegno a rimettere al centro di tutto il Signore Gesù. È la sua festa, è il suo compleanno e noi vogliamo portare come dono il nostro farci prossimo, il nostro essere vicini al fratello che per noi diventa l'impronta, la presenza, lo sguardo del bambino Gesù che chiede a ciascuno di noi di vivere la bellezza della vicinanza, della fraternità. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace.